più ancora dell'Emilia e del Veneto. Le Marche sono la regione dell'incontro con l'Adriatico. Questo piccolo mare d'eccezione qui si spiega più intimo, più libero, silenzioso, con i suoi colori strani che lo fanno diverso da tutti i mari della terra. Parlo di certi verdi freddi, grigi traslucidi, azzurri striati di rosso, che ricordano i marmi pregiati e le pietre dure. A differenza del Tirreno, l'Adriatico ha colori rari ed eccentrici, il gusto dell'anomalia. Si direbbe che le acque si propongano di imitare materie preziose ed estranee. Guido Piovene, Viaggio in Italia. Il nostro viaggio incomincia dalle lancette, simbolo della più grande tradizione locale, quella della pesca. Queste due imbarcazioni, recuperate dai soci del circolo Ragno a Vela, andavano per mare ancora fino a 30-40 anni fa. Pesca e turismo si intrecciano nella storia e nell'aspetto stesso di San Benedetto, che da anni viene premiata con il riconoscimento internazionale della bandiera blu per la spiaggia e per gli approdi. La passeggiata sul lungomare sud offre ai visitatori 11 giardini tematici, pensati come giardini botanici, ricchi di piante particolari, rari tipi di palme, essenze pregiate ed esotiche. Ognuno di essi è stato pensato come spazio scenico in cui ricostruire un paesaggio, evocare un'emozione. In uno dei giardini campeggia un carro, simbolo dell'agricoltura e altro importante pilastro dell'economia locale. Storicamente, vagoni di prodotti ortofrutticoli partivano infatti da qui, diretti in Germania e in altri paesi europei. Risalendo verso nord, scorgiamo sulla sinistra l'ex Gil, colonia risalente agli anni 30, tra le prime sul versante adriatico costruita con criteri moderni. Nella zona del lungomare, oggi conosciuta come ex camping, sorgeva il muro del vero tiro a segno. Ancora oggi ne rimane una traccia in via Volta, più ad ovest. Il lungomare progettato negli anni 30 dall'ingegner Luigi Onorati terminava davanti all'Hotel Progresso, la prima struttura ricettiva sul litorale ancora oggi in attività. Proseguendo verso sud, incontriamo i cosiddetti chalet storici. Sono gli stabilimenti che hanno accompagnato lo sviluppo del turismo balneare nel secondo dopoguerra, il Contichi, insieme ad altre strutture ricettive come la Palazzina Azzurra e Cavalluccio Marino, ha ospitato spettacoli memorabili, con l'esibizione dei maggiori artisti italiani e stranieri. Sul lato ovest si affacciano i villini Liberty. Costruiti nei primi anni del Novecento, hanno accompagnato il prolungamento a sud del lungomare progettato da Onorati. A San Benedetto esistono circa 160 edifici storici vincolati. Simboli storici di San Benedetto sorgono nel vecchio incasato del Paese Alto, con la Torre dei Gualtieri o palazzi d'epoca. Arrivati al ponte sul torrente Albula, incontriamo alcuni tra gli elementi più rappresentativi del lungomare storico. La Palazzina Azzurra, edificata tra il 1932 e il 1935, originariamente comprendeva due campi da tennis, un piazzale per il ballo e lo skating. Tra gli anni 60 e 70 ha ospitato i più grandi artisti della musica leggera in estati memorabili. Di fronte alla Palazzina Azzurra svetta uno dei tre monumenti di Ugo Nespolo presenti in città. L'opera, una scultura alfabetica installata nel 1997, si ispira ad alcuni versi del poeta Dino Campana. Incontriamo le altre due opere di Nespolo in viale Secondo Moretti, la fontana a Sberleffo e sulla facciata del municipio in viale De Gasperi. Proseguendo lungo il mare,
incontriamo il monumento al pescatore dello scultore Cleto Capponi. Il pescatore che vi è rappresentato indossa la tipica tenuta utilizzata durante le tempeste, mentre segnala con una tromba il pericolo di nebbia. Si arriva così al Molo Sud, una vera e propria passeggiata in mare aperto, abbellita da un centinaio di massi scolpiti da artisti di tutto il mondo che ogni anno danno vita all'estemporanea internazionale di scultura viva. Sullo stesso tratto di molo incontriamo il monumento di Mario Lupo dedicato al gabbiano Jonathan Livingston, protagonista del libro di Richard Bach. L'opera, inaugurata nel 1986, è alta circa 10 metri e racchiude un messaggio preciso per i giovani affinché possano sempre essere liberi e possano guardare in alto. Sempre lungo il Molo Sud sorge un'altra scultura di pregio e di significato per la città. È dell'albanese Gentil Tavanxiu, l'opera in travertino dedicata a Monsignor Francesco Sciocchetti, il parroco del mare, che contribuì all'innovazione tecnica nella pesca a San Benedetto. In ambito portuale, sulla banchina Malfizia, nel 2001 è stata inaugurata la scultura Il mare, il ritorno, del san benedettese Paolo Annibali, che rappresenta la vita della comunità in rapporto al mare. Al centro della città c'è il faro, costruito nel 1957, è alto 31 metri. Per arrivare in cima occorre scalare 150 scalini. La sua luce è visibile per 32 miglia marine in condizioni di perfetta visibilità. In passato il punto di riferimento per i naviganti era il torrione con il suono delle sue campane. Idealmente è per questa ragione che il faro è stato costruito lungo la perpendicolare che dal paese alto punta verso est. Il mercato ittico ci introduce ancor più da vicino al mondo della pesca. Per un cinquantennio, a partire dagli anni intorno alla Seconda Guerra Mondiale, San Benedetto è stato il primo porto peschereccio italiano e tra i principali del Mediterraneo. Da qui partivano le prime imbarcazioni per la pesca atlantica. Ogni tre mesi le barche tornavano a San Benedetto per la lavorazione del pesce. Questa attività è finita per la concorrenza delle navi fattoria russe e giapponesi, molto più grandi, che potendo lavorare il pesce a bordo tornavano alla base una volta all'anno. Oggi il mercato ittico di San Benedetto del Tronto commercializza pesce bianco, merluzzi, triglie, rospi, scampi, con un'asta completamente automatizzata e pesce azzurro, alici soprattutto, con un antico metodo dell'asta a voce a rialzo. Nel 2007 il pesce bianco ha generato un volume di affari di circa 14 milioni di euro, il primo d'Italia. Tracce di questa memoria di fatiche, passioni, storie sono racchiuse nel Museo Ittico e nel Museo delle Anfore, sezioni di un polo museale dedicato al mare che sta per nascere. Benvenuti nella Riviera delle Palme, uno straordinario territorio tra mare e colline nel sud delle Marche.